benvenuti da Cascina San Cassiano ad un nuovo appuntamento con Intervista con la Blogger. Per questa 14ª puntata abbiamo scelto una location un po' speciale. Ci troviamo infatti a Corte Emilia, il paese delle nocciole. E abbiamo anche scelto un ospite un po' speciale. Infatti oggi non abbiamo una food blogger, bensì un blogger, anzi un beer blogger. Ciao Paolo! Ciao, buongiorno a tutti! I nostri spettatori saranno un po' spaesati, allora andiamo subito a parlare di te. Io mi chiamo Paolo, sono conosciuto sui forum e sui blog come DK Paolo e sono un grandissimo appassionato di birra, pertanto 4 anni fa ho aperto un blog dal nome DK's Beer, dove raccolgo e condivido un po' tutto quello che vado a conoscere nel mondo della birra. Sono un forte consumatore, ma soprattutto sono anche un gran produttore. E vengo chiamato homebrewer, che è il nome con cui vengono chiamate tutte le persone che fanno la birra in casa. I nostri spettatori conoscono molto bene la figura del food blogger, un pochino meno la figura del beer blogger. Vuoi parlarci meglio di che cos'è che fai? Allora, io faccio la birra in casa, come ho già detto, e in sostanza ho messo da parte tutte le materie prime necessarie a fare la birra e molte che mi autoproduco qui direttamente in questa cascina. Quindi utilizzo il malto d'orzo, utilizzo il luppolo autoprodotto e poi utilizzo varie spezie, mieli, eccetera, per fare la birra. Mi sono anche procurato tutta la strumentazione necessaria per birrificare. E questo è quello che fa un homebrewer e io, essendo anche un beer blogger, poi lo vado a scrivere sul mio blog. Quindi è proprio qui che produci la tua birra? Sì, in questa cantina. Vieni che te la mostro. Perfetto. Bene, quindi questo è il tuo regno. E che cosa fai qui? Sì, io qua produco la mia birra. Diciamo che la prima cosa che faccio è quella di macinare i grani. Poi prendo i grani e li sposto in questo pentolone dove c'è dell'acqua calda e faccio una sorta di impasto. Questo impasto viene portato a circa 65 gradi e viene mantenuto per 60 minuti. Questo passaggio è chiamato saccarificazione, in cui l'amido del cereale viene convertito in zucchero e poi il zucchero verrà fermentato dal lievito per produrre l'alcol. Dopo questa fase di saccarificazione, le trebbie esauste vengono separate dal mosto che viene filtrato. Il mosto poi filtrato viene portato a bollitura per 60 minuti e poi si aggiunge il luppolo in fase di bollitura, che serve a donare l'amaro alla birra finita e al suo aroma. Inoltre il processo di bollitura serve anche per concentrare il mosto e renderlo sterile. Infine il mosto viene raffreddato tramite una serpentina di raffreddamento, portato alla temperatura di fermentazione, che è intorno a 20 gradi per le birre ad alta fermentazione, intorno a 10 gradi per le birre ad bassa fermentazione. Si travasa tutto all'interno di un fermentatore e per una settimana il lievito fermenta e infine si può in sostanza imbottigliare. Ho visto che hai utilizzato davvero tanti termini tecnici, anche chimici, ma tu nella vita in realtà che cosa fai? Beh, io mi sono laureato in biotecnologie e poi ho preso un master in scienze dell'alimentazione e quindi, questi dettagli sono anche frutto di studi. Paolo, a questo punto si staranno tutti chiedendo che cosa c'entri tu con Cascina San Cassiano. E lo diciamo subito. È infatti iniziato il nostro nuovo contest, Trasgressioni d'estate, birra, sushi e cappuccino. E Paolo? Sì, io sono uno dei giudici e Cascina San Cassiano ha richiesto la mia collaborazione, come appassionato di birra. E quindi io valuterò le ricette che arriveranno. Non soltanto, perché abbiamo deciso come Cascina San Cassiano di intraprendere una nuova avventura, una collaborazione continuativa con Paolo, e il quale ci darà dei consigli per abbinare ad ogni nostro prodotto una giusta birra. Ma qui siamo nelle Langhe, sicuramente qua il vino e le nocciole fanno da padroni. Il mio hobby è un po' fuori tendenza perché faccio la birra, però per fortuna in questi anni la cultura della birra si sta sempre più diffondendo e magari questo hobby un giorno potrebbe diventare un lavoro, chi lo sa. Prima di salutarci vi diciamo i nostri prossimi appuntamenti. Anzi Paolo, visto che sei uno dei nostri giudici, lascio a te la parola. Sì, prossimamente intervisteremo il mio collega giudice Ivano, che è anche il mio maestro di degustazione di birra e sarà uno di quelli che giudicherà le ricette che arriveranno. E beh, poi naturalmente andremo ad intervistare i nostri vincitori del contest.
Ricordiamo il sito, anzi il blog di Paolo, che è dkpaolo.blogspot.it, e naturalmente il nostro sito web www.cascinasancassiano.com. Noi vi ringraziamo di essere stati qui con noi oggi e ci diamo appuntamento alla prossima intervista con la blogger. Ciao!